taglio del nastro per la prima personale di Pierre Peyrol alla Galleria d'Arte Contemporanea di Piazza San Francesco. L'artista francese, ultimo allievo di Salvatore Dalì, ha infatti scelto Arezzo per l'esordio della sua personale per la prima volta in Italia. L'esposizione poi toccherà Roma e Napoli. Si tratta di un dialogo particolare fra 31 grandi tele provenienti da varie collezioni nel mondo che raccontano la pittura metafisica del maestro francese e 11 oggetti strabilianti della Wunderkammer del Theatrum Mundi, la cui peculiarità è di collezionare oggetti fuori dall'ordinario di ogni tempo e luogo. La mostra sarà visitabile sino al 27 agosto. Io non pensavo fare la prima retrospettiva importante con più 30 quadri a Arezzo, così è una sorpresa, perché ho parlato di questo con Luca Cabreri del Teatro Mundi una volta e abbiamo detto ma proviamo, e così, perché ho dei progetti a Roma, a Napoli, ma abbiamo cominciato a Arezzo. Io sono contento di aver, perché amo questa città. Un viaggio dunque nella meraviglia che è anche il gusto dell'evento eccezionale, in quanto dopo l'ultima esposizione parigina del 2012 è la prima volta che il maestro francese porta in Italia una sua personale.